La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce più di 2 milioni di persone nel mondo e quasi 100.000 in Italia, soprattutto i giovani e le donne, il doppio degli uomini. Si tratta di una malattia debilitante, ma il lavoro d'equipe tra neurologi e fisiatri assicura una migliore riabilitazione e quindi una superiore qualità di vita della persona con sclerosi multipla. È ormai un atteggiamento consolidato il curare i percorsi riabilitativi dei pazienti insieme ai colleghi fisiatri. In questo momento la riabilitazione costituisce sicuramente uno dei cardini della cura della persona con sclerosi multipla per ottenere un miglioramento della qualità di vita ed un recupero di alcune funzioni che la malattia purtroppo colpisce e riduce. Accanto all'intervento riabilitativo che può spaziare dalla riabilitazione motoria alla cura di altre funzioni come le funzioni cognitive o anche funzioni più automatiche, la deglutizione o la respirazione, è sicuramente importante un uso attento dei farmaci sintomatici. Per le persone colpite dalla malattia è importante anche tenere allenata la mente, abitudine che contribuisce a rallentare il declino cognitivo. Stimolare i pazienti semplicemente a giocare o a fare cruciverba, a leggere, per tenere alta la riserva cognitiva. È stato dimostrato recentemente in più di uno studio, sia americano che anche nazionale, anche italiano, che tenere alta la riserva cognitiva significa rallentare notevolmente il declino cognitivo. Pertanto, il mio convincimento è di utilizzare i farmaci specifici per la sclerosi multipla quando il paziente ha dei disturbi cognitivi e quindi scegliere il farmaco più adatto e aiutare i pazienti con sedute di riabilitazione cognitiva e stimolarli all'atto della comunicazione della diagnosi del programma terapeutico su come tenere sempre allenata la riserva cognitiva e quindi allenare il cervello. E oggi sono disponibili terapie efficaci che possono tenere sotto controllo la malattia e in alcuni casi riescono anche a fermarla. Stiamo per lanciarci adesso verso quelle che sono le terapie del futuro, le terapie orali. In particolare siamo in attesa di poter lanciare qui in Italia il dimetilfumarato, un farmaco orale da un meccanismo d'azione del tutto innovativo. Nel mondo è già stato lanciato negli Stati Uniti, Canada, Australia, alcune realtà del nord Europa e ad oggi già oltre 65.000 pazienti stanno utilizzando questo farmaco. Abbiamo spazi terapeutici nuovi oggi, possibilità veramente di confrontarci in modo molto più positivo con la malattia e se usiamo tutte le armi di cui oggi disponiamo, in un terzo dei malati fermiamo la malattia, in un altro terzo la controlliamo in modo adeguato, quindi un orizzonte francamente molto più positivo.